Sì, ecco, diciamo, questa è la prima inaugurazione del mio mandato, quindi poco meno di un mese, quindi insomma diciamo è la prima inaugurazione, un'opera importante che ha avuto una gestazione sicuramente lunga dal primo mandato della Giunta Cascioli, ha visto la luce ora per diversi problemi e peripezie che si sono intercorse nel corso degli anni, però ecco, quello che conta è effettivamente quest'opera abbia visto la luce e quindi ecco un'opera importante di 1.300.000 euro circa, quindi ha un valore anche da un punto di vista di investimento su tutto il nostro territorio, in particolare su quella che è la viabilità di Vaggio e quindi ecco si spera veramente che quest'opera possa dare i frutti per cui è stata, diciamo, progettata e pensata. Quindi un ringraziamento anche all'amministrazione precedente, al comune di Reggello e a tutti coloro che hanno contribuito progettando e appunto realizzando quest'opera. Questa è una bella giornata perché quando si inaugurano opere pubbliche sono sempre, diciamo, momenti importanti perché vanno a riqualificare e a portare un contributo sul territorio. Oggi a maggior ragione, diciamo, la cosa importante è doppia perché andiamo a inaugurare un ponte che unisce due comunità, la comunità di Reggello nell'abitato della frazione di Vaggio e la comunità di Castelfranco Piandiscò, e quindi questo, diciamo, intervento, questa opera pubblica nata per alleggerire e migliorare la viabilità interna all'abitato di Vaggio e quindi anche da un punto di vista di sicurezza e ambientale, e al tempo stesso rafforzare e migliorare la viabilità per chi vuole andare a Faele, Castelfranco e Piandiscò, con quest'opera ecco raggiungiamo questi importanti obiettivi. Io ringrazio il comune capofila di Castelfranco Piandiscò e i suoi uffici per il lavoro prezioso che hanno fatto in collaborazione con l'ufficio tecnico di Reggello, ringrazio l'impresa che ha portato a termine questa importante opera, e che dire, oggi è un giorno bello per Reggello e per Castelfranco Piandiscò. Sì, indubbiamente, è uno degli elementi fondamentali del nostro progetto, già 10 anni fa avevamo un attimino impostato le cose e poi al di là degli impasse che sono verificati siamo riusciti a portarla a conclusione, per noi è veramente una contentezza. È diciamo il coronamento di una stagione di opere pubbliche, quindi infrastrutture, interventi sulle strade, sui beni pubblici, sull'idrogeologico, che corona, diciamo, un impegno che indubbiamente ci fa piacere. Ora credo che si possa commentare con questo momento una frase di Giorgio La Pira che diceva abbattere i muri e costruire ponti. Per ora un muro e non l'abbiamo ancora demolito, però è quello del campanilismo. Siamo contenti invece che almeno un ponte, che è un segno bello di collegamento fra due aree, l'area metropolitana fiorentina, quella retina, è un comune che si gemella attraverso un ponte con l'altro sostanzialmente. E il termine penso sia appropriato perché viviamo esperienze comuni di un unico territorio, quindi ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, non cito nessuno perché lo faranno meglio di me i sindaci che taglieranno il nastro.